Credo che la persona che è stata indicata possa essere quella che realmente ha sparato, cioè ormai è diciamo di dominio pubblico, anche perché poi c'è un video e sembra che ci sia una persona che abbia proprio indicato il nome, quindi credo che su questo non ci siano dubbi. Sui social, Massimo Fantauzzi, 46enne pizzaiolo con la passione delle armi, era stato già individuato come il presunto killer del pub Birrami, anche perché era stata la madre, poche ore dopo l'omicidio, a lanciare l'appello al figlio affinché si costituisse. Mancava dunque solo l'ufficialità sul nome del presunto assassino di Antonio Bevilacqua, il 21enne rom freddato con un colpo in faccia sabato scorso all'interno del pub di Via Verrotti a Montesilvano. I carabinieri, che hanno tenuto celato il nome del presunto assassino, hanno praticamente chiuso il cerchio delle indagini e continuano a dargli la caccia. L'uomo ha fatto perdere le sue tracce già da sabato notte fuggendo a bordo di una Honda CBR. Su Fantauzzi penderebbe anche una taglia, almeno questo è quello che si scrive sui social network. Somma che sarebbe stata posta dalla comunità rom come incentivo alla cattura del fuggitivo. Però il legale della famiglia Bevilacqua, Giancarlo De Marco, smorza i toni, accesi anche dalla notizia del pestaggio della sorella del killer che sarebbe avvenuto all'interno del braccio femminile del carcere di Chieti, dove è reclusa. L'avvocato, a nome della famiglia della vittima, chiede giustizia e non vendetta. La famiglia ha un atteggiamento molto composto, vuole giustizia, non vuole vendetta. Queste sono le parole che mi ha detto la madre del ragazzo. Ora, se ci sono delle persone che magari vogliono interferire in questo, non so. All'appello manca soprattutto l'arma del delitto, un fucile, che probabilmente il killer ha portato con sé nella fuga. Sul nome del presunto assassino però ci sarebbero ormai pochi dubbi, anche grazie alla super testimonianza del 56enne pregiudicato pescarese che assieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha incastrato Fantauzzi. Non è chiaro al momento cosa abbia potuto scatenare la furia omicida del pizzaiolo. Forse un'offesa, sicuramente un diverbio fuori dal locale un'ora prima del delitto. Sembra che ci sia stata una discussione, forse volato qualche parola, però niente poteva far presagire una conclusione del genere. Ma il movente quale potrebbe essere stato? Non ne ho idea, no, per il momento non lo so e sarà una cosa da vedere dopo. Investigatori e procura dovranno valutare anche la premeditazione dell'omicidio, sulla cui volontarietà però non c'è alcun dubbio, come conferma l'avvocato De Marco. Credo che sia indiscutibile la volontarietà di uccidere, perché le modalità del fatto, cioè puntare un fucile sul viso di una persona a distanza di poche decine di centimetri, denota proprio una volontà omicida. Non si può dire che uno ha sparato perché volevo intimorire. Sparare sul viso a una persona significa volerla uccidere.